Ed ora in chiusura di TG, come sempre, pillole di libri nel borgo antico. Oggi ascoltiamo l'intervista a Carmine Castoro, autore del libro Il sangue e lo schermo. Il sangue e lo schermo, l'ultimo libro di Carmine Castoro, che è qui con noi e che ringraziamo. Grazie, grazie a voi. E che scandaglia il rapporto tra media e male. Sì, è una ricognizione, una radiografia che io ho fatto, diciamo, su come i media mainstream veicolano oggi il tema del male, quindi della tragicità dell'esistenza. Temi che oggi sono particolarmente cari ai mass media, e per cui sembra quasi che viviamo in una sorta di thriller society, dove c'è un regime delle paure, tutto ci fa paura, e quindi il libro è un setaccio di questo argomento chiave oggi per la modernità, in format reality, hub di news, TG, dove insomma le cose più drammatiche o che destano più suspense sono diventate le più appetibili. Ringraziamo ancora Carmine Castoro, ricordiamo Il sangue e lo schermo, casa editrice Mimesis, e grazie anche a Libri nel Borgo Antico, la rassegna letteraria che si tiene ogni ultimo weekend di agosto a Bisceglie, e con voi appuntamento al prossimo libro.